Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono acceso. La frase di stanotte è, sogno uno sguardo senza confini tra me e te. Perché ho scritto questo? Perché avete mai pensato che a volte le cose non succedono semplicemente perché siamo noi a mettere dei confini ai nostri pensieri. Quante volte ci siamo fatti la domanda, chissà cosa sta facendo e soprattutto chissà se mi sta pensando o chissà se ancora ci pensa. Il problema è che non attendiamo la risposta, partiamo sconfitti in partenza, ci accontentiamo di una speranza, ci accontentiamo di una domanda, perché a volte la risposta potrebbe essere sì. Da qualche parte, vicini o lontani, ci potrebbe essere una persona, quella persona, che si fa la stessa identica domanda. Il problema è che a volte eh, appunto ci mettiamo dei confini, dettati dall'orgoglio, dettati da, da restare nelle proprie posizioni, da non voler cambiare di un millimetro il nostro pensiero. Pensiamo sempre che siano gli altri che debbano fare dei primi passi, pensiamo sempre a dare le quote, dare le percentuali alla ragione, al torto, tocca a lei, tocca a lui, però alla fine la felicità non ragiona con percentuali e soprattutto noi non possiamo accontentarci di un 50% di, di felicità, di un 40% di felicità. Alla fine bisogna fregarsene, secondo me, di avere torto, di avere ragione, di avere di questo cazzo d'orgoglio che comunque, come diceva Vasco una volta, eh, come era ci ha fregato più lui del petrolio, una cosa del genere. Mettiamo dei confini. Mettiamo dei paletti, ci automettiamo dei paletti, forse anche per paura di star male. Ci accontentiamo magari di una domanda per paura di sapere la risposta, però il problema è che quella risposta non la sapremo mai, ce la immaginiamo. E l'immaginazione a volte, seppur è una valvola di sfogo incredibile, a volte l'immaginazione fa danni perché a volte immaginiamo sempre il peggio, immaginiamo sempre quello che non c'è, però non siamo bravi a immaginare quello che potrebbe esserci. Magari in questo momento, in cui state guardando il cielo, in cui magari alzate gli occhi e sottovoce di te ti amo, sottovoce di te mi manchi, Mari dall'altra parte, da qualche altra parte, la persona a cui è, ded è dedicata è dedicato il vostro pensiero, è dedicato il vostro ti amo. La persona a cui dedicate quella stretta al cuore, quei, quei pensieri strozzati, quelle lacrime che a volte non riescono neanche a scendere. Mari da quell'altra parte, quella persona sta pensando le stesse identiche cose. Quindi, secondo me, sarebbe ora di smetterla di pensare sempre di sapere la risposta, di immaginare una risposta. Bisognerebbe smetterla di dire, ormai è andata. Bisognerebbe smettere di. Dedicare un pensiero a un cielo. Dedicare un pensiero a una parte del letto vuota. Dedicare un augurio, dedicare una maledizione, dedicare qualcosa. A volte bisogna rischiare. Perché, ripeto, la felicità non puoi accontentarti di una felicità al 70, al 50, al 40, all'80%. La felicità va vissuta in nella piena totalità. Non ammette mezze misure, non ammette un terzo. E la felicità soprattutto se ne frega delle percentuali di ragione, delle percentuali di torto. Quelle a un certo punto bisogna proprio metterle da parte. Levare i confini che ci siamo messi, levare i paletti, levare tutto quello che, che alla fine ci limita. Alla fine bisogna dirsi, forse il cielo l'ha visto abbastanza. Adesso è ora che vada a cercare quello sguardo. Buonanotte e sempre auguri tripli. Cucciolo.